Cabrini, il retropassaggio recuperato Hessler, lo affianca Baggio che prova ad accelerare sulla destra in sovrapposizione, ancora Baggio, lo affronta Tardelli, si libera Schillaci in posizione non facile, in posizione non dibattuta, poi Hessler per Di Agostini, può partire il diagonale, ecco il diagonale, grande risposta e poi c'è il gol, gol di Casiraghi, botta in diagonale di Di Agostini, la respinta di Tacconi e Casiraghi che sotto misura ha messo in gol e sorride ovviamente Casiraghi. Beh, come fare un gol in partitina dove c'è sempre lo sfottò, vediamo che Tacconi ci mette una pezza come può sulla botta, certamente pericolosa anche scendere di Agostini, colpita in perfetta coordinazione, Casiraghi molto opportunista, non ha difficoltà a mettere nella porta sguarnita. Ma direi presenze, un gol, uno scudetto e una coppa intercontinentale. Roberto Baggio, qualche difficoltà per colpa del terreno, avete visto nel sistemare, nel preparare la battuta. Hessler, ha saltato bene Fabbro, ancora Hessler, l'apertura è sulla destra, Galia, Casiraghi ancora ed è gol! Grande opportunismo da parte di Pierluigi Casiraghi e questo è un gran gol, spalle girate alla porta, 2-0. È quando uno vede molto bene la porta, o almeno per definirlo così, sa sempre la porta dov'è. Guardate, non proprio, non ci pensa un attimo, splendida coordinazione, prende il tempo e anche il crederci sia dell'attaccante che del portiere, che invece non va a immaginare che l'attaccante abbia di questi riflessi e di queste precisioni. Ecco, giustamente hai detto quando uno vede molto la porta, ma anche quando non vediamo. Roberto Baggio contro il collega e compagno di squadra Tacconi, quando siamo esattamente allo scadere di questo primo tempo, di questo divertentissimo primo tempo, e vede i bianconeri in vantaggio per 2-0 con due gol di Casiraghi. Attenzione a Baggio, tutto è pronto, parte Baggio, ai ai ai, è gol, è gol, è gol, mi spiace per Tacconi, ma Baggio ha messo la palla in fondo al sacco e ci sono ovviamente delle proteste da parte dei giocatori in maglia rosa nei confronti di Tacconi per come avrebbe messo la barriera. Comunque questa è la nostra interpretazione. C'è Michel che probabilmente gli sta dicendo sei stato proprio il pollo che ha boccato. Vedete che anche lui temeva la palla lenta su quell'altro palo, sul palo coperto dalla barriera, forse anche passata tra la barriera, comunque è stato sorpreso in modo completo. Bene, dunque si conclude così il primo tempo con il risultato di 3-0. Marco Francioso, mi sembra, sia con Michel Platini a te, Marco. Sì. Roberto, ma cosa vorresti rubare delle caratteristiche di Platini? Ma io lo ammiro tantissimo, però non ruberei assolutamente niente, perché a parte che non potrei avere niente delle grandi doti che ha, però credo che sì. E intanto c'è un gol, ma non è annullato, mi sembra. Te Bruno, per commentarlo. Sì, in effetti Fortunato si è trovato davanti alla portiere Bodini dopo la respinta di quest'ultimo sulla conclusione di Hessler e ha deposto la palla in rete. Rivediamo ancora l'abile finta di Hessler, la stoccata. In effetti c'è da dire che sebbene si inverteva il guardaline. Ecco, sì, si trovava già in posizione regolare, basta vedere al momento del tiro. E adesso qua questa immagine non compare, lo lascia presagire quando appare, ben al di là di Brio, però diciamo che non abbiamo il conforto. Ciao calcio, ciao, che segna proprio il ciao, non ha voluto usare la parola addio, di Sergio Brio al calcio giocato. Ribadisco ancora che l'incasso andrà in beneficenza ed è diviso in parti uguali tra il centro internazionale, vediamo questa azione comunque, e c'è ancora un gol da parte di Alessio. Quando siamo al 22esimo minuto e 30 secondi, dicevo che viene diviso in parti uguali tra il Centro Internazionale per la Pace tra i Popoli di Assisi, la Juventus e la Pistoiese. Gol di Alessio dunque, che stiamo ora rivedendo. Era in posizione regolare, mi pare ci fosse Brio sul perno opposto dell'area che teneva sicuramente in gioco Alessio, che poi va quasi il tunnel rasoterra a Bodini in uscita. Mentre Platini sta gesticolando. Gli sta facendo, torna indietro, torna al tuo posto. È sempre stato micidiale, perché è scherzoso. Ma non è così in queste partite, ma lo era anche in campo, quando si giocava la domenica. Ecco Hessler, prova a puntare Prandelli, Fortunato, ed è Casiraghi che mette dentro, ovviamente. Diventa un gioco da ragazzi, quando siamo al 32esimo minuto, per Casiraghi realizzare quello che è il gol. Stiamo quasi perdendo il conto del 6-0 per la formazione di Gigi Maifredi. Ovviamente ha sottolineato giustamente
Giovanni Trapattoni. Ancora Cabrini, mentre c'è un inizio di tentativo di invasione di campo, ovviamente per la raccolta di souvenir, mentre vediamo in azione Tardelli. Ancora Tardelli, prova un dribbling, ancora Tardelli, la palla per Platini, vediamo, non tira Platini. Palla buona ancora per Tardelli, sotto misura, è finita in rete tra il boato degli sportivi pistoiesi. Grande abbraccio tra Cabrini e Tardelli, quasi un gesto di liberazione, finalmente è arrivato questo gol al 35esimo minuto, gol di Marco Tardelli. Ma io stavo auspicando un atterrimento in area, mettetene giù uno, almeno viene un rigore, vediamo il gol. Fortunatamente in effetti la difesa si è un pochettino fermata, Michel ha inventato, e questo è il sinistro dei mondiali dell'82 quando Tardelli trafisse la Germania per il 2-0, e direi che forse Tardelli ha avuto quasi la stessa gioia. Ma parlando di mondiali dell'82, direi che con Marco c'è... Ha cercato di restituire la palla a Platini, mi pare che ci sia con Marco, che ci sia Gigi Maifredi, a te Marco. Sì, infatti sono con Gigi Maifredi. Senti Gigi, ho visto che è entrato Morini e la Juve dell'85 ha segnato, non è che Morini, forte della sua autorità, abbia dato quel suggerimento? No, ma meritano di segnare perché era un periodo che dominavano, per cui... è giusto così, ho visto una buonissima partita. Qualche ragazzo interessante? Sì, il numero 10 loro, l'11, l'8, il 4, ne ho visti parecchi. A te Bruno, mentre c'è questa invasione di campo. Sì, adesso a questo punto l'invasione c'è. Hanno interpretato male il fischio sul gol dell'arbitro. Il settimo gol.